Dopo una giornata al Cardiopalma, l'Aula dà il via libera alla finanziaria regionale, ma il centrodestra esce a pezzi da questo voto col governo che è andato due volte sotto, complice il voto segreto. Gli alleati di Musumeci picconano la maggioranza a colpi di bocciature. La crisi si materializza in Aula quando il presidente Mikichè dice senza mezzi termini che c'è un problema nella maggioranza. Parole come pietre, come quelle asciutte ma acuminate, pronunciate subito dopo da un Musumeci meci visibilmente contrito. Ascari, così il presidente bolla i franchi tiratori che dietro le quinte assestano un colpo ferale alla tenuta dell'esecutivo. Alla fine la finanziaria viene approvata dall'aula, un testo monco alla luce degli stralci di una decina di articoli. Alla fine di una lunghissima giornata di tensioni l'Ars ha approvato la finanziaria con 35 voti favorevoli e 24 contrari. È stata dura. L'Ars ha anche approvato il bilancio e l'ha legato col piano piano di rientro concordato dalla Regione con lo Stato nell'ambito della spalmatura in dieci anni del disavanzo di 1,7 miliardi di euro. Al di là dei numeri c'è un dato politico evidentissimo tutti gli altri articoli proposti dall'assessore all'economia in piena finanziaria anche quelli più significativi come il 9 e il 53 vengono polverizzati dalla sua maggioranza ma qualcuno vuole continuare a far finta di nulla commenta a caldo il segretario del PD siciliano Anthony Barbagallo. Il Movimento 5 Stelle coglie la palla al balzo e incalza il governo non è certo un bel periodo per il presidente della regione dopo aver domandato. Ha dovuto rinunciare Gioco Forza a Razza, uno dei suoi assessori di punta, nonché suo braccio destro Musumeci deve ora prendere atto che il suo governo è alla frutta e non può più contare su una maggioranza a Sala d'Ercole, come dimostrano le numerose volte che l'esecutivo è andato sotto, afferma il capogruppo Giovanni Di Caro.